Che se non siamo noi a dare l'esempio per rispettare l'ambiente, che... no, noi veci dico, noi che stamattina siamo qua e stasera non si sa. Ma proprio stasera che abbiamo il corso di decoupage, non possiamo venire a mancare per modo, stasera. È un modo per dire, dai, i giovani hanno tutta la vita davanti e se ne fregano dell'ambiente, del rispetto per... Sta roba proprio... Guarda se dico monade. Guarda se dico monade, guarda quello là, che non c'è di peggio delle bombolette sprayage per inquinare l'ambiente. Fermo là! Con quella bomboletta! Siete ciapo! Ma cosa stai facendo? Ah, con quella bomboletta, butta via la bomboletta! Oh. Ma veramente? No, mamma mia, mamma, chiamo il vigile, eh! Butta via quella bomboletta! Aspetta, cosa? Ma non qua! Sto qua, è il nappo, qui va solo il materiale non riciclabile. Brava. Una bomboletta spray è plastica e lata, Se è vuota è tutta riciclabile. Ma non è vuota, mi avete interrotto. Beh, allora se non è vuota va di corsa all'ecocentro in via Nuova di Corva. Lidia. Dentro c'è vernice, la vernice sono veleno, Lidia. Veleno puro. Lidia, guarda perché sta scrivendo anche una roba giusta qua adesso che leggo, Ha ragione lui, non si scrive su per i muri. Ah, scusa Nino, scusa, sacrosanta verità, bravo, sì. Che c'è tanta gente che scrive su per i muri. Sì, che veramente sarebbe da scriverlo dappertutto, che almeno se i giovani non ascoltano, almeno lo leggono. Brava Fernanda, allora Nino, fai così, scrivilo finché ti finisci la bottiglietta, ecco. E quando è vuota la butti in tela plastica, va bene? Ecco. Va bene, ma dove lo scrivi? Scrivo. Ma dove tu lo me l'hai appena scritto? Su per i muri, no? Te lo scrivi. Proprio vero, coi giovani è come parlare col muro. Riciclare fa la differenza.